Mano pesante del pubblico ministero Adriana Sciglio nelle richieste di condanna del processo Saggio Compagno. Il sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, infatti, al termine della sua requisitoria, nel primo pomeriggio di ieri, ha chiesto di condannare 17 imputati a 227 anni di carcere. Alla sbarra i presunti affidati alle cosche di 'Ndrangheta di Cinque Frondi, portati in aula dalla Procura Antimafia di Reggio Calabria. L'operazione Saggio Compagno è stata chiamata così perché trae origine dall'appellativo con cui il principale imputato, Giuseppe Ladini, si rivolgeva al suo più fidato sodale, Leonardo Tigani. Una maxi operazione dei carabinieri che ha portato in carcere tante persone, disarticolando, secondo gli investigatori, una locale di 'Ndrangheta emergente nel territorio della Piana. L'attività investigativa avrebbe quindi consentito di ricostruire e disarticolare la locale di Cinque Frondi, che storicamente imperversa nell'omonimo centro ed in quello limitrofo di Anoia, e di riscontrare le attività illecite dell'associazione che, dopo l'arresto di Irano, avrebbe fatto capo a Giuseppe Landini, classe 78, già noto per i suoi precedenti penali e di polizia, per associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ricettazione e riciclaggio.